Maurizio, tu non per nulla sei da 21 anni lo speaker della Bra Bra, perché sei un nome, una garanzia, oltre ad essere un grande amico e un serio e valido professionista sul tuo lavoro. Sì, oramai sono passati tanti anni, voglio fare un piccolo passetto indietro, perché oggi si conclude ufficialmente quella che è stata la grande stagione dello scorso anno, dove abbiamo festeggiato un traguardo importantissimo per la città di Bra, le 30 edizioni della Gran Fondo Bra Bra, festeggiate con la ciliegina sulla torta, con una partenza del Giro d'Italia, una partenza di tappa del Giro d'Italia a Bra, che mancava da veramente tanti anni, è stato un successo e la cittadinanza ha risposto veramente in maniera calorosa. E nei mesi precedenti abbiamo avuto tantissimo successo anche nelle iniziative che sono state messe in campo, per cui chiudiamo un capitolo molto importante di grande successo, ma siamo già proiettati in avanti, perché è bello ricordare il passato, ma bisogna guardare avanti al futuro. Quindi parliamo della 31esima edizione della Bra Bra, della Gran Fondo. Come sempre tutti gli anni c'è sempre molta aspettativa su quello che sarà l'edizione, chi primeggerà, ovviamente sotto il profilo prettamente sportivo, ma al di là di quelli che sono gli aspetti prettamente tecnici e sportivi, a me piace evidenziare un aspetto, che la Bra Bra, che era nata come una corsa ciclistica, è diventato, o comunque stiamo cercando di farlo diventare, un evento a tutto tondo, nel senso che anche questo tipo di manifestazioni, che hanno preso sempre più importanza anche soprattutto per la promozione del territorio, devono avere un occhio di riguardo e devono diventare degli eventi, non solo la corsa in bici, perché l'affluenza dei partecipanti, oggi come oggi, i partecipanti vogliono anche qualcosa di più, e se ti vuoi distinguere, e direi che abbiamo cercato, ma posso anche dire con un certo orgoglio, ci siamo abbastanza riusciti, abbiamo cercato di distinguerci e qualche risultato l'abbiamo ottenuto. Questa mattina io ero a Torino, alla conferenza stampa del mio amico Vittorio Mevio, organizzatore della Gran Fondo Torino, Brico Torino, e nella sua Gran Fondo lui ha coniugato uno slogan, che è un tuffo nella storia d'Italia. In effetti quella gara lì parte dal motovelodromo di Torino, saluto anche Franco che ci ha raggiunto, è un pezzo storico del ciclismo piemontese. Nel suo percorso tocca Colle Don Bosco, chi non conosce Colle Don Bosco, i salesiani sono in tutto il mondo, per raggiungere l'arrivo sulla Basilica di Superga. Quindi veramente la storia d'Italia si tocca con mano. Prendendo spunto dal suo slogan, io ci ho pensato un po' anche in macchina quando venivo giù, ho detto beh, io potrei coniugare un altro slogan che è simile, un tuffo nella natura e nella grande bellezza. Perché noi abbiamo la grande fortuna di avere un territorio che potremmo dire unico, poi ce ne sono tanti bei posti in giro per il mondo, però veramente noi dobbiamo anche essere orgogliosi di avere un territorio come quello che abbiamo a nostra disposizione. Lui citava che attraverso, non è una competizione, attenzione, è una sana rivalità tra amici, citava che attraversa con la sua gara 23 comuni, noi ne tocchiamo 40, tra non c'è rivalità, Langhe, Roero e anche Monferrato, perché poi quando c'è stata, su intuizione del mio amico Luigi Barbero, sicuramente lui ci ha messo mano, la fusione con il territorio del Monferrato e la TL Alba Bra Langhe Roero è diventato Langhe Monferrato Roero, noi ci siamo adeguati, abbiamo adeguato il logo e abbiamo inserito un tratto di percorso che sconfina nella provincia di Asti e tocca anche il Monferrato, proprio per essere completi anche in questo, non fare torto a nessuno, ma rendere veramente il territorio il primatore della nostra manifestazione. Chiaro che una corsa ciclistica che richiama 2000 o più partecipanti, perché poi
Nel 2019, prima del Covid, abbiamo toccato 2.500 iscritti, che è ancora il nostro record. L'obiettivo sarebbe di superarlo, però il Covid ha un po' cambiato gli stili di vita e le abitudini dei partecipanti. Comunque, 2.000 e più persone sono molte, qualche disagio si può anche creare, ma i comuni ritengo che siano lungimiranti nel capire che magari il piccolo disagio del momento viene ampiamente ripagato dalla ricaduta di visibilità e poi successiva di presenza e quindi economica che una manifestazione come questa può portare.